Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi sono di nuovo qui per parlarvi un po' di fotografia e cinema, ma non parlerò di un film in particolare, bensì parlerò di un direttore della fotografia in particolare e di chi, come da titolo, oggi parliamo di Roger Deakins, il grandissimo Roger Deakins, che è stato uno dei primi direttori della fotografia al quale mi sono appassionato dal momento in cui ho iniziato a studiare questo fantastico campo nel quale la fotografia si abbina al cinema. Roger Deakins inizia con la pittura, ma ben presto scoppia in lui la passione per la fotografia e dimostra tutto il suo talento girando un documentario sulla sua città, Torquay. Inizia la sua carriera lavorando come cameraman per diversi documentari e si costruisce da solo l'attrezzatura a poco. Per illuminare all'inizio utilizza comunissime lampade da casa e qualche volta adotta questi stratagemmi ancora oggi. Abbastanza famoso tra gli addetti ai lavori il suo anello a nido d'ape, sul quale sistema tutta una serie di lampadine per andare a illuminare soprattutto i grandi spazi interni. L'aver iniziato con i documentari gli ha permesso di imparare a illuminare una scena in modo rapido e, se necessario, anche economico. Nel 1991 cura la fotografia di Barton Fink, è successo a Hollywood, iniziando una lunghissima collaborazione con i fratelli Coen. È anche il direttore della fotografia di fiducia ormai di altri registi come Sam Mendes e Denis Villeneuve. Nel 2018, poi, dopo ben 13 nomination, vince l'Oscar per la fotografia di Blade Runner 2049. E due anni dopo, quest'anno, vince la statuetta per la fotografia di 1917. Roger Deakins non possiede un proprio stile caratteristico. Piuttosto lui dice sempre che altera il suo stile in base al progetto al quale sta lavorando. I walk on a film set on a new movie and I think it feels like I've never done it before, like I'm learning, you know, so I don't think I've got a style. Ciò che davvero lo distingue dagli altri direttori della fotografia, secondo lui, è il suo essere istintivo, pratico. Come ho appena detto, avendo iniziato con i documentari, ha imparato a pensare rapidamente e ad adottare un approccio semplice. Preferisce utilizzare lui la camera in prima persona. Best job on set. Mentre spesso e volentieri i direttori della fotografia lasciano che siano gli operatori a utilizzarla. Questo perché, come afferma lui, operando in prima persona la camera può concentrarsi su un determinato dettaglio che magari non aveva concordato con l'operatore. You know, you want to be open to the sort of little things that happen on a set. You can't be if you've got to communicate with an operator, which you can't do when they're shooting a shot. Now cameras are getting lighter and lighter, so I reckon I could be like in my 90s and still doing it handheld and whatever I want, really, couldn't I? Deakins spesso e volentieri preferisce l'utilizzo della camera fissa rispetto alla camera a mano. Questo per avere riprese stabili, che restituiscano una maggiore intimità e che permettano allo spettatore di analizzare bene tutta l'inquadratura. Preferisce inoltre riprendere la singola scena con una sola camera, perché qual è uno dei grandi svantaggi che si hanno quando si riprende con più camere? Esatto, l'illuminazione. Quando riprendi con più camere, l'illuminazione sarà sempre un compromesso. Mentre quando riprendi con una sola camera, l'illuminazione sarà studiata solamente per quella inquadratura. Le rare eccezioni nelle quali Deakins acconsente l'utilizzo di più camere sono quelle riprese di scene pericolose che coinvolgono molti stuntmen, che sono difficili da ripetere, eccetera, eccetera. I'm not comfortable working with a lot of cameras a lot of time. I don't like the sort of covering a scene with multiple cameras. I like the single camera approach. I like that simplicity. Per quanto riguarda gli obiettivi, invece, Deakins preferisce utilizzare lenti a focale fissa piuttosto che zoom, quindi con lunghezza focale variabile. Perché le lenti a focale fissa, come dice lui, ti costringono a spostare la camera per avere l'angolazione corretta, piuttosto che zoomare semplicemente per ottenere variazioni di inquadratura dallo stesso punto. Deakins è anche un maestro nel muovere la camera. Pensiamo ad esempio a Sicario, il film diretto da Denis Villeneuve, che non so se l'avete visto ragazzi, ma in quella pellicola la fotografia di Deakins è assolutamente un quid in più al film. In Sicario determinati movimenti di camera ci mostrano i paesaggi e la città di Juarez come personaggi minacciosi, come ambienti pericolosi nei quali si immergono i protagonisti. Oppure pensiamo al film Le ali della libertà, nel momento in cui, spoiler, Andy, appena fuggito, alza le braccia al cielo e la camera si allontana in un movimento liberatorio
per il personaggio. È sempre nello stesso film il momento, la scena in cui Andy fronteggia il capitano Byron, con la camera che inquadra per un attimo la scena direttamente dall'alto, per poi iniziare a scendere. Due prigionieri entrano nell'inquadratura e ci danno un'idea del volo che avrebbe fatto Andy qualora fosse caduto. E c'è anche una rottura della linea dei 180 gradi, proprio nel momento in cui Andy convince Byron. La regola dei 180 gradi, non so se lo sapete, disciplina il giusto modo di riprendere le scene di dialogo, onde evitare che due persone a dialogo guardino nella stessa direzione. Regola che, come tutte le regole, è fatta anche per essere rotta ogni tanto, come in questo caso qua. Dickens è anche un maestro praticamente in tutto, comunque anche nel comporre le inquadrature. E Fargo, film diretto dai fratelli Coen, è un esempio perfetto in questo senso. In questa inquadratura, ad esempio, la strada forma una linea che mostra l'isolamento e una lunga strada verso il nulla e l'incertezza. Incertezza di quello che accadrà, che domina completamente il protagonista di questa storia. E in un altro film dei fratelli Coen, Fratello dove sei, abbiamo anche qui l'utilizzo di una linea, ma con significato totalmente diverso. Una linea che divide il fotogramma a metà e che dà un'idea di speranza per i protagonisti che stanno proseguendo nel loro viaggio. Dickens ha anche poi un modo molto caratteristico di riprendere i dialoghi, un modo che dà vita a conversazioni molto intime. Infatti non filma i dialoghi da lontano utilizzando lunghezze focali lunghe, bensì riprende il dialogo da vicino utilizzando lunghezze focali corte, per immergere lo spettatore nella scena, nel dialogo. Anche perché, afferma Dickens, è così che siamo abituati a parlare con le persone, da vicino e non da lontano con un binocolo. Amy, you are filming me from over there on a shoulder and probably a single, where I'd rarely do that, because I think, you know, the camera wants to be, to me, I would shoot singles inside here. So here we are, 32 mil or 30 millimeter. It's on a zoom, so sometimes you can't tell what the millimeter is. Anyway, but it's different, right? You know, it's a sense of presence. You're right there with somebody as opposed to being. I think psychologically it's a totally different effect. I'm sitting this close to you. I'm not seeing you from over there on a long lens, you know. Per quanto riguarda l'utilizzo della luce, Dickens vuole che si abbia un'illuminazione sempre il più reale e naturale possibile. In L'assassinio di Jesse James, per la scena della rapina notturna al treno, il regista Andrew Dominik aveva pensato a una scena molto cupa. Così Dickens ha illuminato la scena come se le lanterne e le luci del treno fossero le uniche sorgenti luminose. Non illumina una scena notturna con una lampada ad olio e una luce di rinforzo al di fuori dell'inquadratura. Lui non utilizza questa tecnica, almeno nell'assassino di Jesse James, perché vuole un risultato più autentico, anche per rispondere alle esigenze del regista. E anche in questo senso Dickens è molto bravo ad adattarsi alle richieste dei registi. Indimenticabile poi in questo film l'inquadratura con la silhouette di Jesse James. E Dickens, se ci avete fatto caso, ama le silhouette. Praticamente in tutti i suoi film ne fa largo uso, soprattutto perché, tra le altre cose, le silhouette gli permettono di concentrarsi sul paesaggio, su quello che il personaggio sta vedendo o verso quello cui si sta dirigendo. E se fate caso ai film nei quali cura la fotografia, Dickens predilige l'utilizzo in scena anche delle luci pratiche, non solo come elemento di illuminazione della scena, spesso e volentieri in certe inquadrature anche l'unico elemento di illuminazione di una scena, l'utilizzo di una luce pratica, ma anche come elemento di design. Per quanto riguarda invece l'illuminazione dei volti, Dickens si rifà molto ai quadri del pittore Vermeer, con il volto che viene illuminato da un lato, con la luce che a poco degrada in ombra, non come io qui che ho messo una kicker light. In questo modo abbiamo vari livelli di illuminazione e secondo Dickens in questo modo viene percepita maggiore profondità nella scena, che poi uno degli obiettivi di una buona fotografia in un film è quello di saper ricreare la profondità che noi, vedendo un film, perdiamo, perché naturalmente noi viviamo la vita in tre dimensioni, mentre invece quando siamo al cinema vediamo un prodotto che è in due dimensioni. La fotografia, tramite la separazione, le texture, l'illuminazione, gli elementi in scena, eccetera, eccetera, deve essere in grado di replicare nel modo migliore possibile questa profondità perduta. E sempre per quanto riguarda l'illuminazione dei volti, Dickens di solito sovraespone il lato illuminato del volto di uno o due stop e mantiene un contrast ratio sui volti tra i due e i tre stop. Questo significa che la differenza tra il lato più illuminato e il lato meno illuminato di un volto di solito è di 2/3 stop.
E poi un'altra particolarità di Deakins è la gestione dello sfondo rispetto a cosa viene inquadrato e illuminato in primo piano. Infatti, se il volto è illuminato con la luce principale a destra e il lato meno illuminato è a sinistra, lo sfondo avrà luce a sinistra e ombra a destra. Questo per dare più profondità all'inquadratura. E per andare a ricollegarmi su quello che ho detto riguardo lo stile e non stile di Roger Deakins, non esiste una bella fotografia o una brutta fotografia. Esiste solo la giusta fotografia per il giusto film. Bene ragazzi, il video si conclude qua. Spero sia stato interessante. Sono sicuro che avrete notato la mia grande esaltazione nel parlare di questo fantastico direttore della fotografia che, come ho detto, insieme a Robert Richardson e Emanuele Lubezki sono stati i primi che ho studiato quando mi sono iniziato ad appassionare alla fotografia applicata nel cinema. Più avanti spero di riuscire a parlare degli altri direttori della fotografia che ho appena citato e, perché no, di altri ancora. E ragazzi, a me non resta altro che ringraziarvi delle visioni, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate, e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!